Allora, un intervento, quello di cui abbiamo parlato prima durante la conferenza stampa, molto importante, di grande qualità, che la città aspettava, e i cittadini aspettavano da tempo, quindi un intervento che va sia sul fronte a che fare col decoro urbano, sia riguarda anche la sicurezza del cittadino. Gli impianti erano obsoleti, fatiscenti, pericolosi in molti casi. Fortunatamente non è successo nessun incidente che ha coinvolto persone, altri hanno purtroppo coinvolto cose, e quindi si rendeva oltremodo necessario mettere una pezza, piuttosto che una pezza, quindi rivedere totalmente la situazione dell'impiantistica pubblica, di pubblica illuminazione comunale. L'intervento ovviamente va anche in una direzione che è quella effettivamente più importante, della tutela dell'ambiente, quindi grazie all'intervento risparmieremo qualcosa come 500.000 kilowatt annui in termini di consumo, un risparmio che ci consentirà di finanziare proprio questo intervento, un risparmio che significa anche salvaguardia dell'ambiente in termini di emissioni dannose, quindi in termini di tonnellate di CO2 emesse nell'ambiente, un intervento che per quanto riguarda la cittadina europea era un obbligo, se non propriamente giuridico, morale sicuramente, rispetto a impegni assunti con la bandiera blu, quindi con la FAE, all'organismo internazionale che la gestisce, con l'Associazione dei Borghi Più Belli d'Italia, che oltre a preoccuparsi del decoro della città, l'associazione si preoccupa e spinge, preme affinché i borghi parti di questo prestigioso consesso siano attenti alle politiche green, in modo da rendere i nostri posti, oltre che un esempio, anche dei luoghi dove vivere accanto alla bellezza e accanto in luoghi dove la bellezza del posto e dell'ambiente viene salvaguardato con comportamenti concludenti come quello che l'amministrazione comunale di Tropea ha sposato.